Qual è l'incidenza del tumore al pancreas oggi in Italia? In Italia abbiamo stimato per quest'anno un po' meno di 14.000 nuovi casi. Sono in leggera preponderanza femmine, ma non di tanto, insomma, leggermente un po' più le femmine. È un'incidenza che è stabile ma sta leggermente aumentando, è in leggero aumento. La prognosi di questi tumori è generalmente grave perché si tratta di tumori biologicamente molto aggressivi. Quando vengono scoperti, molto spesso sono scoperti dopo una serie di sintomi estremamente vaghi che quindi non permettono spesso di andare a bersaglio direttamente su questa patologia, però appunto sono tumori molto aggressivi che anche quando piccoli hanno un'alta possibilità di metastasi, di diffondere nell'organismo. Questo spiega la bassa sopravvivenza di queste neoplasie nel paese, è variabile comunque, insomma, entro i 5 anni dalla diagnosi più o meno tra il 7, 8 e 10-12% dei pazienti sono ancora in vita, purtroppo, perché è un tumore che molto precocemente porta a morte, soprattutto appunto nei casi in cui la neoplasia è già avanzata al momento della diagnosi, che sono la maggior parte. Quali sono i fattori di rischio principali? Ci sono alcuni fattori di rischio estremamente importanti che coinvolgono una piccola parte della popolazione, piccolissima. Sono fattori di rischio ereditari e sono fattori di rischio che derivano da altre malattie di genere ereditario. Tra i fattori ambientali, cioè tra quelli che riguardano, diciamo, le abitudini di vita, anche qui troviamo una triade molto conosciuta in tutta la prevenzione, non soltanto oncologica ma anche per esempio cardiovascolare, cioè la presenza del fumo, che condiziona appunto un 20-30% di casi di cancro del pancreas, l'obesità e, correlata all'obesità, la mancanza di adeguata attività fisica. Ad oggi quali sono le terapie più efficaci per il tumore al pancreas? Negli ultimi 20 anni sono cambiati i farmaci che possiamo utilizzare e soprattutto è cambiata la nostra capacità di combinarli tra loro. Recentemente abbiamo avuto l'introduzione di un nuovo prodotto che si chiama nab-paclitaxel, ma anche i farmaci diciamo più vecchi, se combinati adeguatamente, riescono a ottenere degli ottimi risultati, e quindi stiamo assistendo a dei cambiamenti nella nostra capacità di controllare più a lungo questa malattia. Proprio in virtù del fatto di avere a disposizione dei farmaci e delle combinazioni di farmaci più efficaci, abbiamo esplorato il concetto dell'utilizzo della chemioterapia prima dell'intervento chirurgico nei pazienti con malattia apparentemente resecabile, consapevoli del fatto che questi pazienti spesso hanno delle micrometastasi. E uno studio recentemente concluso, uno studio italiano, è stato dimostrato che se noi seguiamo l'approccio tradizionale, cioè chirurgia seguita dalla chemioterapia convenzionale, rispetto all'utilizzo invece di un approccio sperimentale, cioè la chemioterapia di combinazione prima dell'intervento e l'intervento solo successivamente, abbiamo la possibilità di triplicare il numero di pazienti che sono liberi dalla loro malattia a un anno dalla diagnosi iniziale. E questo direi che è un risultato straordinario che conforta il concetto di un approccio basato sul concetto della biologia della malattia. È una malattia estremamente aggressiva, spesso intercettata quando ormai è già troppo tardi. Abbiamo visto che il 90% dei pazienti ha delle metastasi. La chirurgia quando può essere risolutiva? C'è molta aspettativa la chirurgia, perché si dice che la chirurgia possa essere l'unica possibilità di cura, ma purtroppo i pazienti che possono davvero beneficiare della chirurgia sono ancora pochi. Sono pochi perché la maggior parte dei nostri pazienti, dei pazienti a cui viene diagnosticato un tumore del pancreas, sono già a livello metastatico, e in questi casi la chirurgia non può fare nulla. La chirurgia può fare qualche cosa quando il tumore è confinato a livello del pancreas. Il problema del tumore pancreatico è che più facilmente rispetto ad altri tumori fa scappare le cellule. Quindi anche in fase precoce, anche quando noi magari non le vediamo, ci sono già delle micrometastasi che possono essere presenti in altri organi. E questo limita l'efficacia della chirurgia. Quando si rende necessaria un'asportazione, i rischi di avere delle complicanze gravi, anche di morire per questa operazione, sono rischi piuttosto alti. Quindi è molto importante per i pazienti che possono beneficiare di una chirurgia avere una selezione adeguata. Non tutti i pazienti con un tumore che non ha dato metastasi possono essere operati. Purtroppo al momento sono ancora pochi questi pazienti, sono più o meno un 20% del totale, che nei centri ad alta specializzazione può salire anche fino al 30%.